Ma buongiornissimo, giovani. Benvenuti al giorno 4 della festa del soccorso. Siamo ormai distrutti perché ci ritiriamo sempre alle 2 di notte. Poi dobbiamo svegliarci relativamente presto. Infatti, gli altri stanno ancora dormendo. Io, però, voglio subito andare a vedere i fuochi che inizieranno tra 20 minuti. Oggi sarà una giornata tutta di fuochi consecutivi. Quindi, se andiamo a preparare al volo, perché oggi c'è un'altra personcina con noi che conoscete bene. Ormai queste scale, per chi guarda i miei daily vlog, lo sa che le faccio solo di corsa perché sono già in ritardissimo. Maglietta è quella che avete visto nel daily vlog 1, perché oggi ci vestiamo quasi uguali. Io e il giovane che vedete tra poco, perché gli sto portando quest'altra maglietta. In realtà non ho neanche fatto colazione, infatti mi sto facendo una biglio al volissimo. Chi non sa cosa sono le biglio, barrette proteiche dalla Prozis, che vedete bene o male quasi in ogni mio video, perché sono le barrette più buone al mondo. È uno sneakers che ce l'ha fatta la biglia. Mamma mia, quanto è buono! Queste le trovate o su Prodis, ma in realtà le trovate anche alla Conad. Perché ormai alle Conad trovate tutti i prodotti Prodis. Ma guarda quello come deve scendere di casa! Che grosso! Enorme! No! Buongiorno, giovane! Che capello! Dopo un anno stiamo rifacendo il video della festa Ci del soccorso. risiamo! Dai! Questo sarà il primo giorno di festa del soccorso per Michele, che è stato a lavorare fino ad oggi. Ah, dobbiamo godere. Oh, ma questo odore. Dai, cosa? Fammi scaffare solo un moccico. Ma finiscitela questa. Posso? Vada. Questo è un gesto d'amore, comunque. Vorrei. Mamma mia! È buonissimo. Certo, finisci. No. Mi fa piacere. Dezzo amore, grazie. Ho detto, questo sono sneakers che ce l'ha fatta. È molto meglio di una sneakers. È buonissimo. Già, ma fatta fare tutta sta corsa, la Madonna c'è più tardi. Esce per le 10:30. Ma la Madonna con chi parla e dice queste cose? Perché a me non mi ha detto niente. Io sono fatto la corsa per venire qua. Ma chi a me ha detto? Guarda che sto in ritardo. Oggi la vedo nera. Ma comunque ti sei abbronzato a lavorare sul porto di Lodi Garganico, posso dire? Un porto! Cioè, ma guarda che maglietta, questa qua abbiamo fatto sta grafica con i bot support. Per i bot port ti aspetto in palestra. Cioè, ma questo è marketing 3.0. Comunque stiamo andando a vedere il primo fuoco. Piazza Carpine. E mo dobbiamo capire un attimo bene come gestirci i ponti. Adesso che ci siamo messi i microfoni sembriamo anche più professionali. Ma mi vuole spiegare un secondo qualcosa del fuoco stesso? Allora, noi ci siamo messi direttamente nella parte finale del fuoco. La parte finale del fuoco la si riconosce perché sul corpo c'è la particolarità del segno bianco. Il segno bianco tende a indicare una maggiore quantità di polvere da sparare, quindi il fuoco tende a essere ancora più forte nella parte finale. Ed è quello che ci interessa a noi, perché noi ci vogliamo fare male, capito? E quindi parte da lì, vedi, di là non c'è parte bianca, quindi è fuoco normale. Da quando comincia la carta bianca è il cosiddetto detto finale. Allora, comunque posso dire che questa sigaretta vicino ai fuochi, no, lo stopper molto più semplicemente è uno stop di 7-8 secondi in cui c'è un rumore fortissimo e poi esplode il colpo, quindi è un po' difficile da spiegare. Lo stopper viene riconosciuto sempre con lo stoppino rosso, lo fa e poi boom, ed è quello che ci piace sempre a noi. Allora, oserei dire questo primo fuoco blando, molto blando. Ci stavano tirando sotto, cioè nel senso che ci stavano facendo cascare. Però stavano facendo cascare Michele e poi stavano tirando pure me. Quindi a un certo punto vedete tipo wow, freddo, wow, non mozzi, che sta succedendo? Però dai, come intro va bene. Va più che bene. Forse siamo leggermente in ritardo per l'altro fuoco. Ma buongiornissimo, giovani, vi siete svegliati anche voi? Ah, sto fuoco ce lo siamo perso. Ma abbiamo fatto in tempo, ma andiamo all'altro. Che è fatto dalla signora? C'era la puzza a fuoco, che è quella che accende il fuoco. La signora non aveva capito che c'era il bastone centrale con tutte le bombe. Stava lì, era annicchiata, e il signore... Signore! Signore! Signore!
come dicevamo l'anno scorso, ci sono sempre due vie. Quella principale che utilizzano tutti quanti è chi si va a ficcare in mezzo alle viette per poi riuscire a trovare il posto giusto per vedere sia il finale, perché tu devi vedere il finale. Devi vedere pure la parte del fuoco. Ma devi vedere anche, cioè, dalla parte di almeno da metà in poi. Esatto. Perché se no non ha senso. Che minchia di giro stai facendo? Sto dicendo appunto che stiamo facendo il giro con le stradine per riuscire poi a uscire davanti al finale. Ah, sapete dove finisce questa strada? Dottore, cosa ne pensa di questo fuoco? Amore, hai detto! No, oh, molto bello, anche da sotto è una cosa incredibile, inspiegabile attraverso un video. Mi tocca fare il bodyguard per tenere lui e l'altro fermi mentre vengono spinti, quindi il mio ruolo quest'anno è quello. Però posso dire che questi finali non mi stanno facendo impazzire. Allora, perché comunque di base la festa anno per anno perde un molto di potenza. Si sta divertendo oggi, dottoressa, lei? Sì, buongiornissimo, eccoci qui, allora. Lei, però anche per quella che non si avvicina troppo ai fuochi. Ha paura? No, c'ho paura di bucarmi la maglia, di bruciarmi i capelli, di farmi del male e di rovinare questa faccia. Questo viso angelico. Fuochi, ne abbiamo già visti un po' tutto quanto, ma siamo a morire di fame. Se magna! Che ci facciamo? Ormai hanno imparato dagli altri degli vlog che dovete andare a vedere. Lui ci sa, prendi la salsiccia o prendi il porcinello. Panino, prendi la salsiccia o il porcinello. Umberto sta registrando, ma volevo far notare come io dopo una settimana di lavoro, guarda la Madonna, abbiamo lo stesso colore, ragazzi, siamo uguali e identici. Vieni appresso a me, te faccio vedere in mobile. È bassissimo, ragazzi. Qua ci si fa male, si fa veramente veramente male, ragazzi. Giovani, siamo tornati a casa, c'era ancora un altro fuoco, però eravamo veramente distrutti, cioè io veramente non so se si vede dalla faccia, poi tutto questo sole non aiuta, puzzo di polvere da sparo, direi che è arrivato il momento di andarsi a fare una doccia, poi vediamo un attimo oggi pomeriggio perché comunque devo editare il vlog, devo fare anche un'altra cosa per l'attività di Ilaria, sempre dal punto di vista lavorativo, quindi ci rivediamo tra un po'. Io ovviamente mi sono già bello che bruciato, però stavolta mi sono bruciato solamente all'ultimo, quindi direi veramente di classe. Ma ribone serissima, giovane. È passato un po' di tempo dall'ultima clip, solo che ci siamo messi là, abbiamo fatto alcune cose per Ilaria, per la sua gelateria. Fatti pubblicità alla gelateria. Ma è in Toscana. Una persona dalla Toscana non può vedere questo video. Vabbè, a Prato in Toscana, fino al centro. Gelateria Ghiacciolino. Adesso siamo scesi, ci facciamo in pratica l'ultima serata fatta bene della festa del soccorso, perché bene o male il lunedì sera finisce sta festa. In realtà hanno anche cancellato il fuoco che ci doveva essere stasera alle 23:30, perché ha piovuto. Infatti sta ancora leggermente piovigginando, che se noi siamo senza ombrello, sempre furbi noi, chi ci frega? E mo vediamo un attimo come andrà stasera, se ci facciamo un altro mezzo giro alle giostre, se ci facciamo un paio, non lo so, vedremo. Però lei mi ha copiato l'outfit, eh. Veramente sono uscita prima io. Il sangue non mente. Disse il ciclo. Sono arrivato nel momento giusto, vedo. Sì. Siamo arrivati al momento clou. Clou. Clou della clou. Serata. Quello dove bisogna mangiare. Qui al sud da noi, soprattutto a San Severo, nella provincia di Foggia, sì, a parte questo, si mangia più questa pizza al taglio, al trancio, rispetto alla pizza al piatto. Su non si trova la pizza al taglio come la fanno qua, non voglio fare male, romantica, a ricevizia, che però te la fanno pagare in Ucraina. Questo qua, 8 pezzi, 15 euro. Post pizza per smorzare, poi no col torcinello. Doppio torcinello. Two is better than one.
Dottoressa, ma mi è diventato un amante del torcinello? Lei è davvero un'intenditrice del torcinello. Quello dell'altra volta era più delicato, questo invece è più strong. Che poi da ogni parte, a parte che piove un pochino, da ogni parte che vai ci sono torcinelli o comunque salsicce, prototipi di cibo locale. Più strong, meno strong, pure più forte, alcuni sono più saporiti, dipende sempre cosa ti piace. Come si dice? Una con la annuccia corta corta colorata. Mamma mia che ansia questo toscano. Amore mio, la metti veramente bene in bocca questa cannuccia. E arrivati alla fine, dulcis in fondo. Cosa non c'è di più buono di un gelato? Oltre me? Hai preso tu? Nocciola, Lindor e buono white. Ma di classe. Il gusto si chiama meraviglioso perché tu sembri buongiornissimo, meravigliosa. E poi coppiato? Magnum, caffè e cookies, veramente di classe. Voto da gelataia a questo gelato? 6 e mezzo. Che torna a Prato, vai, no, vai. Vai a giocare con i cinesi, vai. E a giocare sui bambini. Peggio che sono bambini cinesi. Direi che questi 4 giorni di festa del soccorso ce li siamo fatti. Ci sono piaciuti? Sì. Vi siete divertiti? Sì. Date un voto a questa festa. Divertimento fisico. Esatto. A livello fisico, uno perché vi distrugge. Sono morta. A livello culinario? 8. 8. Date 6 al gelato. 8. 8. Le è piaciuta questa esperienza? La consiglierebbe a chi non ha ancora visto questa festa? Sì. Aiutiamo un po' il turismo di San Severo con le 5 persone che vedono i nostri video. Di cui 4 sono già qui. I 4 siamo noi. E uno è nonna. Comunque, se avete visto questo video qui e non avete visto gli altri, vi consigliamo di andare a vedere tutti gli altri 3 daily vlog, che in pratica sono stati questi 4 giorni che abbiamo passato tutte e 4 insieme, con la sporadica presenza di Michele, che non so oggi che fine abbia fatto. È un fuggente. Che poi non abbiamo spiegato chi sono i fuggenti. So qual è con i 3 fughi. Abbiamo detto alla fine di tutto il video. Meglio tardi che mai. Mi sembra ottimo. Comunque, se vi è piaciuto questo video e se vi sono piaciuti anche tutti quanti gli altri, mettete un like. Uno alla volta. Lasciate un commento dicendoci se qualcuno l'ha vista già sta festa, oppure come la Cristiana qua che non l'aveva mai vista. Cristiana Lei. E poi condividetelo. No. Cazzo, ma me lo sbaglia sempre. Iscrivetevi al canale. Dai, che siamo quasi arrivati a 1000 iscritti. Ah. Oh, dobbiamo fare qualcosa di bello. Voto questo casino. Ci facciamo un gioco giovane. No. Con 2 mani. A 2 mani. Per i criticisti. Ciao, giovani. Ciao, giovani.